Ciao dolci unicorni, sono stata in edicola e guardate cosa ho trovato, ta-ta! LOL Surprise confetti pop fake, perché questi qui non sono originali, perché nelle edicole, o comunque nella maggior parte delle edicole, non si trovano originali, ma soltanto nei negozi di giocattoli, e questi qui sono palesemente fake, quindi sono curiosissima di vedere come saranno all'interno queste LOL. Sono costati, se non sbaglio, 4 euro a bustina, perché dietro non c'è scritto neanche il prezzo, però erano prezzo di 4 euro se non mi sbaglio, e sono curiosissima. Ovviamente qui fanno capire che riguardano la serie 3, perché c'è WQT, c'è Dusk, c'è Dawn, c'è GoGo Girl, e quindi sono curiosissima di scoprirli insieme a voi. Quindi iniziamo a spacchettare queste LOL e vediamo come sono. Non c'è l'apertura facilitata, quindi chiamo le mie amiche forbici e vediamo, apriamo. C'è scritto anche serie 3, quindi sono curiosissima. Oh mamma, sono curiosa. Vediamo. Ma perché mi succedono queste cose a me? Perché ho trovato una LOL con la testa mozzata? Ma non ci posso credere. Allora, buttiamo tutto giù. Ok, la busta è vuota. Ok, dopo questo trauma che ho appena vissuto. Perché? Perché, allora, questo qui è il corpo. Adesso vado a riattaccare la testa. Ma ci entrerà? Cioè, la testa è grandissima, il buco è piccolo. Ma come si fa? Ma non ci entra. Ma non ci entra. Vediamo se allargo il... Ma perché? Ma non ci entra. Non ci posso credere. Non ci entra la testa. Cioè, ma perché fanno queste cose? Perché? Io divento pazza, ve lo giuro. Il corpo è scurissimo, la testa è chiarissima, si vede. Quindi il corpo non è di questa LOL. Perché? Poi, vediamo. Gli stivaletti, ok. Gli stivaletti sono del colore del corpo. C'è scritto destra e c'è scritto sinistra. Io veramente non so che cosa dire. Ci entrano? Ok. Quindi noi abbiamo in questo momento una LOL, che è una LOL fake senza testa, va bene, perché io sono sempre sfortunata nelle cose. Questo qui è un vestitino, gli vado a mettere il vestitino subito e abbiamo una LOL fake senza testa. Ma perché? Cioè, il vestitino è carino, è molto carino, anche i colori sono ben abbinati e secondo me sembra anche il costumino di Center Stage, però con dei colori totalmente differenti, anche se, guardate, cioè, le rifiniture, ne vogliamo parlare? Non mi piacciono assolutamente. Però, e qui c'è anche il Beaveron, che è senza scritta, senza pop, senza niente. E ripeto, guardate la testa, non ci entra, il buco è fatto piccolo, quindi non si può vendere una cosa del genere. Io mi arrabbio tantissimo, perché comunque sui 4-5 euro che costava non è giusto, non è affatto giusto. E molti edicolanti che dicono, è originale, non vi fidate, perché non sono originali, la giochi preziosi, non farebbe mai una cosa del genere. Poi all'interno qui cosa abbiamo? Degli sticker. Oh, gli sticker invece mi piacciono. Questi qui invece mi piacciono, perché sono delle card delle LOL. E quindi già, forse qui... Che carine. Ecco, forse con queste qua ci possiamo anche sistemare, ma le LOL non mi piacciono. Allora, qui ci abbiamo Diva, abbiamo Rocker. Guardate che carina Rocker. Quindi, come card ci siamo, ma come LOL assolutamente no. Bocciatissima al 100%. Ok, apriamo l'altra bustina, che vi volevo ricordare, le LOL non sono in bustine, cioè le LOL sono semplicemente nella loro ball. Non esistono LOL in bustine, assolutamente no. Quindi già appena li vedete in bustine sono fake, mi sembra anche logico. Vediamo se qui la testa è unita al corpo. Ma perché? Cioè, ma non ci posso credere, dovrebbe essere tipo una baby doll. No, ma perché? Ma dai, ma vera... No, vabbè, questo è il colmo. No, vabbè, io non so se piangere o se arrabbiarmi tantissimo. E fidatevi, sono veramente super mega arrabbiata, perché non possono prendere in giro i bambini in questo modo. Abbiamo il corpo di prima con la testa di un altro colore e per giunta è staccata. Ma ora io dico, ma si può fare una cosa del genere? Cioè, non ditemi voi, io sono super mega arrabbiata. Ma come si può fare una cosa del genere? La testa non ci entra. Vediamo, forse ce l'ho fatta questa. Però guardate, allora, la testa bianca, il corpo di un altro colore. Ma stiamo scherzando? E cosa dovrebbe essere? Baby doll? Ma che versione?
No, non si può capire, no, no, no. Le LOL non hanno neanche la vite così dietro, ma stiamo scherzando? Non si può. Gli stivaletti ce li abbiamo qui e non mi dite neanche, ah, ma costano poco. No, perché no, non le tollero queste cose, non le tollero assolutamente. Entra stivaletto, entra. E da notare che lei è nuda, perché non ha neanche il vestitino. Quindi una LOL come fa ad essere nuda? Me lo dite voi. E poi il biberon è uguale a quella di prima. Vediamo le card. Nelle card ci sono disegnate le bolle, anche queste qui, ok, serie 2, ok. Cosa c'entra Trolls con le LOL? No vabbè, questo video è epico, ragazzi, questo video è epico, anzi fate girare questo video per far capire che le LOL fake esistono e non devono esistere, soprattutto in bustina, non esistono, non esistono, LOL surprise, ok, ma no, 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 quindi anche questa qui per me è super mega bocciata. Apriamo anche quest'altra bustina e adesso non so chi troverò, non lo so, veramente, meglio che la prendo a ridere veramente, perché non lo so, ok, allora, avrà la testa oppure no? Avrà la testa? È quella di prima, non ci posso credere. È quella di prima, ok, ok, identica a quella di prima. Quindi ho trovato per giunta la mia prima doppia fake, ok. Vediamo se riesco in questa qui a spingere, spingere, spingere. Guardate, cioè, poverina, sembra tipo un pinguino, non lo so perché sembra un pulcino schiacciato. Ok, vediamo se... Allora, la tattica è di schiacciare la testolina e mentre in file, vedia, non ce la fa. No, questa proprio non entra, non entra, niente, rimane così, guardate. È entrata! Ok, ce l'ho fatta entrare, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, lei dovrebbe essere Foxy, perché mi ricorda mentre Foxy dal fiocco, dai capelli, però un po' meno da questi qui che sono tipo degli occhiali che mentre mi sembrano quelli dello Sleepover Club. E questi qui sono gli stivaletti di prima, che abbiamo trovato prima, il vestitino che abbiamo trovato prima e il biberon che abbiamo trovato prima. Quindi, ok, ok. Vediamo le tessere. Le tessere, questa qui l'abbiamo trovata, questa è nuova. E c'è Queen Bee, Cosmic Queen, sembrano fatte bene nelle tessere. E c'è anche il gioco tipo la morra cinese. E poi c'è questa qui che è Elsa delle LOL, che non esiste ovviamente, ve lo dico, non esiste. Però c'è chi le rimoderna e le personalizza. E tantissimi di voi le personalizzano, quindi se vi capita o se già avete queste LOL le potete anche personalizzare. Così almeno le rendete un pochettino più particolari. È arrivato il momento di aprire l'ultima bustina. Chi troveremo? Cosa troveremo? Non lo so, non lo so. Ok, apriamo, apriamo, apriamo. Ok, e buttiamo giù. Facciamo così. Chi uscirà? Anzi, cosa uscirà? Non esce. No, volevo fare tipo che usciva da sola, invece no, invece no. Ok, mi sa che ho trovato... Wow, ok, allora, qui c'è qualche somiglianza. C'è qualche somiglianza alla testolina che abbiamo trovato prima. Però mi sembra un pochettino più grandicella, il pompon è molto più grande e non so perché mi ricorda anche tipo Riptide, non lo so, e gli occhiali sono a forma di cuore. Ok, perché poi tutte le trovo con la testa staccata? Non lo so, va bene. Ok, il vestito invece è identico alla precedente, quindi non avete tantissima scelta poi di cosa trovare, perché sto notando che pressoché sono tutti identici. E poi guardare il biberon è anche fatto un po' male, perché non potete mettere la manina della piccola LOL fake, quindi non lo può prendere con le mani. Vediamo qui se riesco a entrare, forse sì, ormai ho una tecnica. Ok, 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 ed eccolo qui. La faccina però un pochettino meno colorata rispetto al corpo, quindi non ci sta proprio tanto, tanto, tanto bene, però va bene, va bene. Ok, e qui ci sono le tessere, e qui ci sono, questo qui è l'Opposites Club, questa qui è bellissima, è Spice, e poi c'è Sugar, è tipo un gioco di carte, sto notando, come ho detto prima, tipo la morra cinese con l'attacco, l'energia. Fate voi, perché io non ci sto capendo niente. E poi qui abbiamo, ok, la piccola Lillina. E poi qui abbiamo Diva, ma guardate che bella Diva. Cioè, Diva però è bellissima. Che dire, io sono un pochettino così, un pochettino senza parole, perché da un lato non trovo giusto che comunque vengano vendute per LOL originali, perché se io vado in edicola e chiedo
Ci sono le LOL così, tanto per... Sì, queste qui sono originali. No, non sono originali perché nelle bustine non esistono le LOL, assolutamente. E poi voi notate che cioè, sono un pochettino fatte male. Ma molto molto male. Quindi fatemi sapere giù nei commenti se volete altri video spacchettamenti delle LOL fake, perché ho visto che ce ne sono tantissime, di tutte le forme in edicola. Ci sono anche quelle fake dentro le bolle, quindi fatemelo sapere se li volete, così li scopriamo insieme. Scopriamo insieme queste LOL fake. Se il video vi è piaciuto, comunque vi ha tenuto compagnia, lasciate tantissimi like, seguitemi sempre su Instagram, e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale per entrare nella mia grandissima famiglia del team unicorni più forte del mondo. Io vi mando un grandissimo bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni.